Roma capitale anche della povertà che adesso colpisce il ceto medio. I poveri di oggi, afferma l'ultimo rapporto di Caritas Roma presentato stamani, non vanno identificati nella figura del barbone degli anni Ottanta. La nuova povertà riguarda anche giovani con un titolo di studio superiore oppure anziani ammalati che non riescono a curarsi. Vediamo nel dettaglio una sintesi dello studio di 240 pagine. L'emergenza riguarda 16.000 senza fissa dimora, 7.500 in povertà assoluta, il 45% per giunta italiani, dati raccolti tramite la rete dei centri d'ascolto disseminati sul territorio attraverso le parrocchie. Veniamo al capitolo lavoro, disoccupazione giovanile al 40%, cioè i giovani fino ai 24 anni non lavorano, 35.000 i posti persi nell'edilizia, 300.000 gli irregolari solo nel terziario. Dolenti le note sul capitolo casa, 130.000 gli alloggi sfitti, ma 30.000 famiglie in emergenza, 3.215 nel 2016 gli sfrattati. Come dire, c'è anche crisi di cuori. Infine il dramma dipendenze, 68.000 i romani affetti da disturbi mentali, 10.000 dipendenti da droghe, alcol o giochi d'azzardo, con l'aumento della diffusione di slot machine compro oro. Sono persone all'apparenza che hanno una condizione dignitosa, che hanno una condizione di integrazione, in realtà sono degli emarginati assoluti. Un quadro, insomma, che rivela una nuova emergenza nella diocesi del Papa e alla vigilia della settimana voluta da Francesco per gli ultimi, che si conclude domenica 19 con la prima giornata mondiale dei poveri e la messa in San Pietro.